Uomini e donne piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate, questo è l'Evangelo di Dio che Dio mi ha chiamato a predicarvi con ogni franchezza, e cioè che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito e che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture, e apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo messaggio è l'Evangelo, cioè la buona novella. E questo messaggio è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente del giudeo prima e poi del greco. Poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, "Ma il giusto vivrà per fede. Dunque dovete sapere che l'uomo credendo nell'Evangelo viene salvato dai suoi peccati, perché l'uomo è schiavo del peccato, in quanto chi commette il peccato è schiavo del peccato. E credendo nell'Evangelo, dunque, viene affrancato dal peccato. Non importa se egli è un giudeo di nascita o un gentile di nascita. Egli viene affrancato dal peccato, perché nell'evangelo è rivelata la giustizia di Dio. La giustizia di Dio si ottiene per fede. La giustizia di Dio si consegue dunque non per opere meritorie, per opere buone, no, la giustizia di Dio si riceve gratuitamente da Dio mediante la fede, cioè credendo nell'evangelo. Credendo nell'evangelo l'uomo che è un peccatore viene giustificato, reso giusto dunque tutto questo in virtù dell'evangelo ecco perché è scritto che il giusto vivrà per fede noi riteniamo infatti che l'uomo viene giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo senza le opere della legge perché senza le opere della legge perché se fosse per le opere non sarebbe più per grazia ma la salvezza è per grazia ecco perché non è per opere e poi considerate questo che tutti coloro che si basano sulle opere sono sotto maledi perché è scritto, maledetto, chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Quindi se tu ti stai appoggiando alle opere della legge per essere giustificato, devi sapere che sei sotto maledizione. La scrittura è chiara. Nessuno viene giustificato per la legge dinanzi a Dio. Perché mediante la legge è data la conoscenza del peccato, non viene data la giustificazione. La giustificazione viene data da Dio a coloro che credono nell'Evangelo. Quindi devi, devi tenere davanti ai tuoi occhi l'Evangelo che ti ho annunziato, perché è proprio credendo in esso che l'uomo viene salvato e giustificato. È di fondamentale importanza questo per scampare all'inferno. Eh sì, perché il peccatore è diretto all'inferno. Esiste un luogo di tormento, infatti chiamato Hades, comunemente conosciuto con il termine di inferno, luogo inferiore dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati, cioè coloro che sono schiavi del peccato, coloro che sono dei peccatori vanno all'inferno. Ma per scampare all'inferno c'è solamente una via, una via di salvezza. Ed è appunto la fede nell'Evangelo. Ecco perché è di fondamentale importanza credere nell'Evangelo. L'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Questo è qualcosa che voglio che tu memorizzi. Voglio che tu tenga sempre davanti, 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 davanti a te, perché vedi la vita è breve, la vita è breve e può finire in qualsiasi istante. E se tu morissi in questo momento, tu moriresti nei tuoi peccati, dove andresti? L'anima tua andrebbe all'inferno. Capisci dunque cosa significa credere nell'Evangelo? Capisci quanto è importante credere nell'Evangelo? Ecco perché ti dico, guarda l'Evangelo e credi nell'Evangelo. Credi nell'Evangelo e sarai salvato, sarai giustificato e quindi riconciliato con Dio, scamperai alle fiamme dell'inferno, perché all'inferno c'è il fuoco, eh? L'inferno è un luogo di tormento. Credendo nell'evangelo si ottiene la vita eterna, sì perché la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù. Ecco perché ti annunzio l'evangelo e te lo annunzio di cuore, sinceramente, perché il mio desiderio è che tu sia salvato, che tu sia giustificato, che tu sia riconciliato con Dio, che tu possa veramente gustare la bontà di Dio, come l'ho gustata io credendo nell'Evangelo e quindi per la grazia di Dio. Quindi non indugiare, non farti beffe dell'Evangelo, ravvediti e credi nell'Evangelo e il Signore farà di te un suo figliolo, il Signore ti farà rinascere a nuova vita, sarai una nuova creatura, non sarai più lo stesso. Perché, se dunque uno in Cristo, egli è una nuova creatura. Eh? E allora potrai celebrare il Signore, potrai glorificare il suo santo nome per quello che egli avrà operato nella tua vita, salvandoti dai tuoi peccati e giustificandoti. Quindi, ravvediti e credi nell'Evangelo di Dio. Chi ha orecchi da udire oda.